Ancora uno sviluppo sulla vicenda della truffa legata al concerto di Gigi D'Alessio che si sarebbe dovuto mettere in evidenza ai primi di settembre a Cerignola. Dopo la denuncia portata dal sindaco Franco Metta nei confronti di un'associazione musicale accusata di truffa, è intervenuta con una nota nella tarda serata di venerdì l'avvocato che difende la responsabile dell'associazione. In una nota inviata al giornale online Cerignola La Viva dice che in merito alla ricevuta citata, l'avvocato dice che si tratta semplicemente di una prenotazione da confermare. Tra l'altro, nella ricostruzione che è stata fatta dal sindaco di Cerignola, c'erano anche le denunce di alcune persone, degli sponsor e dei finanziatori. Lo stesso avvocato poi auspica una collaborazione con l'amministrazione comunale e tutti i partner al fine di poter realizzare un evento di alto profilo che, come sappiamo, non avverrà mai, visto che i legali di D'Alessio hanno disdetto l'accordo lo scorso 26 giugno e che la responsabile dell'associazione è stata portata in giudizio dal sindaco.